Allora, signori, dopo una bellissima full immersion su Twitter, passiamo la parola a Tommaso Labate, che ci parlerà di come fare del buon giornalismo su Facebook. A te la parola, Tommaso. Senti, mi avvicino, buonasera a tutti. Possiamo spostare? Poi è fisso. No, se no lo... Se non si stacca... Vai, tira. Perfetto. Ah, abbiamo staccato il coso. No, mi sa che deve stare come così. Eh sì. Ho usato il gelato. Buonasera a tutti. Innanzitutto volevo ringraziare Lucio per l'invito e tutti voi per aver partecipato, e anche chi mi ha preceduto nell'esposizione della prima parte della nostra conversazione di oggi. Devo dire, parto con un'esperienza un po' personale, perché io faccio, come dire, pur essendo considerato giovane, in questo paese viene considerato giovane anche se hai 34 anni, in realtà non lo sei secondo gli standard, diciamo, della demografia mondiale, però me lo dico da solo. Ovviamente gli altri presenti che hanno la mia stessa età sono giovani. E io sono cresciuto in un contesto, diciamo, di giornalismo tradizionale, proprio nel senso vero della parola. Non ho fatto una scuola di giornalismo, non so benissimo cosa sia un tool, cioè ho fatto una carriera molto come poteva essere fatta negli anni 40, cioè sono andato proprio come si va a imparare il mestiere dal barbiere. Ho fatto uno stage a un giornale di carta, si chiamava Il Riformista, e dopodiché ho lavorato nei giornali di carta, piccoli come erano quelli di allora e grandi come adesso, come il Corriere della Sera. Per cui, come dire, la mia esperienza personale si è incrociata con il giornalismo via Facebook e Twitter, diciamo, secondo due codici. Il primo codice è quello proprio di come integrare la tua professione non con un linguaggio che cambia, secondo me, ma con un mezzo che è diverso. Cioè, il pensiero che io mi sono sempre fatto nella mia testa, non so se ha ragione o ha torto, se sia quello giusto o quello sbagliato, è fare in modo che tramite i social network, che io fino a pochi anni fa non usavo perché non sono un grande smanettone, come si dice oggi, non sono un grande utilizzatore di computer, come fosse possibile, come dire, fare in modo che quella fosse una rete dove prendere delle persone che stavano fuori, ovviamente, dal bacino di utenza di un giornale piccolo di opinione molto, molto hard e di politica molto, molto stretta, come fosse Il Riformista, e portarli verso quel giornale. Cioè, come se li pescassi in un territorio, in un mare, dove non c'erano ovviamente pesci che sarebbero venuti verso il giornale dove lavoravo e quindi verso di me, per portarli là. E il secondo mezzo... ed è un pochino, mi collegherò con quello che è stato detto dalla professoressa Gennaro che mi ha preceduto, che in realtà io, diciamo, dovessi confessarlo, sono delle cose che, come se avessi sentito oggi per la prima volta, cioè le ho apprese, le ho imparate e le ho imparate insieme a voi, e le considero le cose decisive, ma di cui non capisco proprio il legame strettissimo che c'è con il lavoro di fare il giornalista. Faccio un accenno su cui tornerò dopo. Per me fare il giornalista vuol dire non avere la capacità di stare in un posto e raccogliere lontano da quel posto il massimo delle informazioni possibili e possibilmente rispondenti al vero sull'alluvione. Per come lo interpreto io, fare il giornalista vuol dire stare in mezzo all'alluvione e raccontare quello che sta succedendo là, anche perché
molto spesso, come dire, si parla di, ne parlavamo anche con Lucio oggi in macchina, degli open data. Io ho detto, ma che so sto open data alla fine? Secondo me, negli articoli migliori che ci sono e sui giornali di oggi, io ovviamente non facendo i nomi, ne ho selezionati non più di due o tre, su Genova, dalla carta o dalla rete, perché tu puoi sentire, devi sentire la puzza del fango, e la puzza del fango ce l'hai soltanto se sta attaccata alle tue scarpe, e ovviamente appresso a quelle scarpe ci stanno i sentimenti delle persone, non soltanto o semplicemente la foto della casa crollata o il numero dei millimetri di acqua che hanno scatenato poi praticamente il disastro che è stato sotto gli occhi di tutti. Vuol dire secondo me anche, vuol dire anche mettersi a piangere rispetto a un'informazione del genere. Non siamo soltanto una sommatoria di informazioni, perché l'informazione in sé per sé è una cosa abbastanza, come dire, abbastanza standardizzata e anche se vogliamo abbastanza basica, perché per quanto noi si possa protestare contro i mezzi tradizionali, in un servizio del TG1, faccio un esempio del TG considerato ammiraglia, noi secondo me abbiamo del basico di quello che ci serve di sapere su Genova, tutto quello che c'è. A noi cosa interessa poi? Ci interessano le responsabilità, se ci sono responsabilità politiche, se ci sono omissioni, se ci sono delle colpe. Ma queste colpe, secondo me, il TG1, come dire, le becca come le becca quello che fa, non le becca come non le becca chi fa la ricerca degli sugli hashtag dell'alluvione, le becchi soltanto andando là e parlando con la gente sul posto. Non si spiegherebbe altrimenti il motivo per cui c'è un pezzo del nostro, come dire, mondo intellettuale e anche politico, politico mi intendo anche rispetto al politico organizzato, che ha fatto, penso al Movimento 5 Stelle, che ha fatto della sfida ai mezzi tradizionali della comunicazione una bandiera quasi politica, che può essere giusta o sbagliata, però non c'è riuscita a spiegare perché alla fine tutti i più importanti casi che riguardavano la politica, gli scandali, le banche, la corruzione, eccetera, eccetera, sono sistematicamente stati scoperti in Italia dai giornali di carta. È esistito un tema, come dire, di un intreccio tra banche e politica rispetto alle scalate bancarie degli anni 2000? L'abbiamo saputo da un blog? No. L'abbiamo saputo da internet? No. L'abbiamo saputo dai giornali. È esistito uno scandalo che riguardava le grandi opere, tutti gli scandali che riguardavano le grandi opere in Italia, dai G8 ex Maddalena all'Aquila, e lo scandalo che riguardava la protezione civile, e sono arrivati perché c'è stato qualcuno in grado di selezionare sulla rete o dal cittadino giornalista, come si suol dire adesso, citizen journalism, no. È stato un lavoro di inchiesta fatto dai giornali tradizionali. Non c'è stato uno dei grandi scandali dell'epoca contemporanea che non sia partito da, ovviamente, grandi scandali su cui anche queste forze politiche, diciamo, hanno costruito il loro consenso, in parte anche giustamente, perché c'è la cattiva politica, c'è la mala politica, c'è tutto quello che vogliamo, ma tutti i più grandi scandali, compresi quelli che hanno riguardato l'ex ex presidente del Consiglio come Silvio Berlusconi, sono emersi esclusivamente dal mezzo considerato più vetusto e pronto da archiviare come il giornale di carta. E ovviamente quell'informazione è arrivata al ragazzino che non sa neanche, probabilmente non ha mai preso in mano un giornale di carta, perché internet l'ha preso il giornale di carta. Quindi è proprio per questo, secondo me, che è abbastanza singolare in questo momento storico, poi effettivamente poi il come combinare i diversi tipi di giornalismo, poi carta o internet poco conta la qualità, secondo me, del prodotto, è come dire una ricetta o un'alchimia che neanche in posti considerati delle democrazie avanzate come sono gli Stati Uniti d'America sono riusciti a combinare, perché per esempio neanche lì si è avuta la ricetta su come preservare il giornalismo
fatto bene, tradizionale, da una crisi del comparto che impedisce per esempio a tanti giornali di poter avere, come dire, le risorse per mandare i giornalisti, a seguire gli eventi, con la possibilità di preservare il, come dire, il giornalismo cane da guardia del potere, della democrazia e dello Stato di diritto. Questa è una formula che non si è ancora trovata. Di certo, secondo me, la formula vera non si avrà, secondo me, in linea di massima, trasformando il lavoro del giornalista in lavoro di super selezionatore di quello che qualcun altro controlla e guarda sul posto. Non lo dico soltanto per una questione, diciamo, di difesa corporativa della categoria, perché la cosa, diciamo, non solo mi appassiona, ma diciamo tutt'altro che corporativista da questo punto, proprio in questo stretto senso. È una questione che questo è un lavoro serio, è un lavoro serio che si impara facendolo, è un lavoro serio in cui ciascuno ha la firma, la faccia e la propria credibilità, che una volta perse poi sono difficili da conquistare, ma che sono difficilissimi anche da costruire e da far valere, e dietro cui poi si nasconde un marchio di garanzia. Altrimenti non potremmo giustificare, per esempio, quando succede che sentiamo di un bravissimo dentista che cura le persone da 20 anni, ovviamente quando scoprono che non ha la laurea, come dire, la volontà dei pazienti che dicono a me ha fatto le otturazioni benissimo per tutti gli ultimi 20 anni, purtroppo non funziona. Per cui questo, secondo me, l'informazione è un bene diciamo totale da tutelare, leggermente sotto la salute, ma sta comunque in una sfera alta, perché i nostri destini dipendono da quello. E quindi, come dire, mi veniva in mente, ascoltando questa, anche partendo da un caso specifico, io ho sentito la dottoressa Gennaro fare un interessantissimo resoconto sui movimenti che ci sono stati su Twitter e sui social media, anche su Facebook, e lei ha citato il confronto tra i 5 candidati alle primarie del Partito Democratico. Allora io, come dire, anche qui non parlo di un'esperienza personale, quindi posso parlarne bene perché, diciamo, sono stato testimone attivo. Sky quella sera organizzò un confronto tra alcuni opinionisti, giornalisti, che dovevano commentare ovviamente la contesa andata in scena. E io ero uno di questi, ascoltai il dibattito, dopodiché facevamo un confronto in cui l'abbiamo commentato. Nell'analisi, diciamo, generale, che è la massa di dibattito su cui verteva quel pezzo di lezione della professoressa Gennaro, c'era in realtà, non per colpa ovviamente di chi lo teorizza, chi lo spiega, ma per colpa di un sistema, c'era il fatto che quale fosse stato l'hashtag o la migliore parodia possibile, eccetera, o il fatto che comunque gli utenti della rete avessero scelto un hashtag diverso da quello dei Sky ed era i Fantastici 5 piuttosto che il confronto PD, ha spostato, secondo me, l'attenzione da quella che Marx chiamava la sovrastruttura alla sovrastruttura, cioè dalla luna al dito. Cioè, cosa interessa al cittadino? Interessa sapere che cosa c'era in quel confronto che premiava Renzi più di quanto non premiasse un altro ancora. La posizione dell'uno, la posizione dell'altro. E invece tutto questo si è andato purtroppo perso, perché comunque il mezzo, cioè il tweet, l'hashtag, tutte queste cose di cui si parla, era diventato notizia ancor più di quello che trasmetteva. Su questo, secondo me, noi, almeno io, sono in grado di dare un giudizio di valore. Fa più bene o fa più male al nostro vivere civile? Secondo me fa più male. Perché dal fatto se l'hashtag sia stato quello imposto dalla rete o se la rete abbia imposto un altro hashtag, o se ci siano state delle parodie che si sono innestate su questo gioco che c'era, io ne guadagno poco, influisce poco sulla mia scelta di cittadino quel ieri magari si era presentato ai gazebo per scegliere tra Renzi, Civati e Cuperlo, e in un domani aveva avuto bisogno di confermare o avrà avuto bisogno di confermare quella scelta fatta in delle elezioni politiche che a loro volta determineranno il nostro vivere civile per gli anni a venire. Quindi il rischio che l'informazione, a furia di parlare di nuovi strumenti dell'informazione, si concentri sulla parte della frase che sono nuovi strumenti della,
e trascuri la parte principale, secondo me è fondamentale. Ed è un, come dire, una, la consapevolezza di questo rischio è un tema di, su cui ciascuno di noi, a cominciare da chi fruisce dell'informazione, deve riflettere molto bene. Deve riflettere molto bene, perché rischiamo, secondo me, dei punti non ritorno rispetto a cui difficilmente riusciamo a trovare riusciamo a trovare un filo. È il caso più recentemente, basta vedere Facebook, delle notizie più condivise, diciamo, negli ultimi tempi. Io faccio uso uno strumento empirico, perché uso, come dire, guardo molti social network perché mi piacciono, senza, proprio volgarmente, difficilmente imparo qualcosa dalle robe che trovo nei social network, ma anche perché quelli sono un viatico, e poi dipende, sta tutto a chi seleziona, a chi sceglie il contenuto. Difficilmente trovo su Facebook un qualcosa interessante che non avessi già letto precedentemente, che cambia il mio vivere civile, perché qua parliamo proprio del nostro vivere civile, non soltanto della sopravvivenza dell'editoria e di tutte queste cose. È stata una delle cose più visto, e secondo me è proprio la quintessenza del cortocircuito che si è creato, di cui sto parlando adesso, sul giornalismo, le nuove frontiere del giornalismo. È stato il fatto che in molti abbiano, diciamo tantissimi almeno tra le persone che seguo io, abbiano condiviso le resse che c'erano nel momento in cui la Apple apriva i negozi alle 9 di mattina di un giorno X diverso per parti del mondo per consegnare il telefonino, per consegnare il nuovo telefono. È un fenomeno sociale la fila all'Apple Store? Se lo è, allora tutto quello che leggiamo sui dati indicatori della crisi economica è completamente falso. Cioè, delle due l'uno. Se la fila di fronte all'Apple Store è un fenomeno degno di essere considerato un fenomeno sociale, quindi con i numeri che servono a trasformare un fenomeno in un fenomeno sociale, allora tutto il resto di quello che noi leggiamo sugli indicatori di chi sta sotto la soglia di sopravvivenza, di chi ovviamente di paesi come il nostro che hanno una disoccupazione giovanile al 44%, sono completamente falsi. Perché delle due è vera soltanto una. O siamo un paese in cui il fenomeno sociale è la crisi, o siamo un paese il cui fenomeno sociale è la fila a comprare un telefonino che costa 1.000 euro. Quindi lì, secondo me, si è materializzato addirittura una cosa complicatissima, tipo la partita a Shanghai, no? Quando l'abilità sta non solo nello spostare una bacchetta, ma addirittura nel non toccare le altre, che sono tutte affastellate tra di loro. Il telefonino è diventato da mezzo per telefonare a mezzo di a veicolo di informazione, a veicolo e a motore di informazione. A sua volta, nello stesso istante, lo stesso telefonino, prima ancora di diventare veicolo, portatore, mezzo di informazione, è diventato il protagonista della notizia stessa. Una cosa in cui non ci si capisce niente, se non che abbiamo un problema, l'informazione è un problema, probabilmente un problema persino più serio di tutti quegli indicatori che danno il nostro come un paese che sta al 962esimo posto della libertà di informazione nel mondo. Perché se il fenomeno fosse questo, ed era abbastanza generalizzato, perché anche i media di democrazie avanzate, come sono quelli, per esempio, gli Stati Uniti, che vengono considerati tali, hanno dato ampi risalti alla notizia, in cui paradossalmente generiamo anche un altro problema paradossalmente di credibilità dei mezzi stessi, perché ovviamente il giornale può fare pubblicità, ma l'inserzionista deve pagare la pubblicità, la società che produce il telefono, se vuole fare pubblicità, deve pagarla. Qui invece addirittura abbiamo che la società che produce il telefono non solo non paga la pubblicità, legittimo, perché magari punta su altri mezzi di informazione, perché i giornali tutti fanno pubblicità alla compagnia del telefono che non paga la pubblicità.
Cioè c'è un cortocircuito secondo me su cui riflettere bene. Quindi abbiamo affrontato il tema dello stare e il tema del, come dire, di questo cortocircuito tra vecchi e nuovi, in cui noi secondo me molto spesso perdiamo la bussola o non riflettiamo abbastanza fino ad avere un quadro molto chiaro. E uno può dire, ma se tu hai questa concezione, cioè se la concezione è abbastanza pessimista sul futuro, allora perché sei uno che comunque popola la questione della... fa anche informazioni, perché io ne faccio nei limiti ovviamente della competenza personale, della bravura, del periodo, eccetera, eccetera, informazioni anche su social network. Io racconto la mia esperienza personale su come ho iniziato a usare Facebook e i social network nel mio lavoro di cronista politico. È successo tutto a cavallo del 2001, dell'autunno del 2011, quando nel centro-sinistra cominciava a crescere veramente forte la stella di chi è poi diventato Presidente del Consiglio, mentre nel governo nazionale stavano arrivando i tecnici, i professori, Monti e compagnia. Mi ricordo che andai a seguire per il Riformista la Leopolda, perché se mi occupavo di centro-sinistra, che questo grande appuntamento che Renzi aveva con la sua base, che poi è molto, molto allargata, in questa stazione di Firenze. Come molti colleghi immagino sanno, quando vai in trasferta proprio è sistematico che ti succede sempre qualche casino col computer, o non funziona la pannetta, o non va internet, o non ti vanno le agenzie. A me in quel momento mi era successo tutto nello stesso momento, e quindi praticamente mi trovavo a dover dar conto di oratori che si susseguivano senza soluzione di continuità dal palco, perché la cosa era organizzata, era considerata giustamente molto innovativa, perché è uno strumento di comunicazione molto bello e partecipativo molto bello, in cui si parlava in tanti e si saliva, diciamo, senza gerarchie su questo palco a raccontare la propria sui temi economici, politici, sociali, eccetera. Quindi praticamente si rompevano le agenzie, però vedevo tutti gli utenti, di tutti coloro che partecipavano, col telefonino, che praticamente pubblicavano quello che avevano sentito dal palco su Facebook e Twitter. In assenza di agenzie di stampa, anche per poter dare un filo logico al discorso e avere un quadro d'insieme per poi raccoglierlo in maniera ragionata su un articolo, in quel momento lì mi aprii, facendomi aiutare da una persona che stava a fianco a me, un account di Twitter, che usai in quel momento selezionando 4-5 persone che stavano sedute in platea e che ovviamente io però monitoravo a vista d'occhio, non mi fidavo ciecamente, cioè sentivo le cose, me la facevo apparire come un terminale sulle agenzie, e praticamente grazie a Twitter in quel momento, rispetto a quel tipo di fenomeno, l'utilizzo di questo social network di cui io prima avevo sentito parlare ma non prestato troppo ascolto, cioè avevo sentito Twitter ma non l'avevo ascoltato, mi si è trasformato immediatamente in un terminale di agenzie, dove io ho compilato praticamente il mio servizio da lì, sfruttandolo come avrei sfruttato, diciamo, se fosse funzionato in quel momento, il collegamento con l'ANSA o con le altre agenzie di stampa. Poi dice, ma una volta aperto su Twitter, poi cominciavano a crescere quelli che si chiamano i follower, no? Che sono le persone che ti seguono. Io, fra l'altro, abituato a Facebook, che usavo molto per motivi privati, non avevo capito bene come si potesse combinare il fatto che tu alla fine rappresentavi una specie di canale televisivo che la gente poteva selezionare e seguire insieme agli altri, e che la crescere dei follower, diciamo, definisse la tua incidenza molto più importante, più in maniera marcata rispetto agli altri, anche perché penso, immagino, sono sicuro, sono regolati da degli algoritmi per cui più sali più sei pompato rispetto a quelli segnalati, perché a me certe volte non faccio niente, in una giornata mi arrivano 30 follower, senza nessun tipo di motivo. E prima, per passare da 1 a 2, magari ci hai messo l'ira di Dio. E quindi lì, paradossalmente, in quel momento, quando ho capito un po' il meccanismo, stava nascendo il governo Monti. Berlusconi si era dimesso. E il giornalismo politico in quel momento, in quei giorni, ha vissuto momenti di autentico blackout, perché erano, detto ovviamente senza offesa, era come se fossero arrivati i marziani,
Non sapevamo come, non avevamo chi faceva il giornalismo politico in Italia, abituato ai codici classici, che poi sono quelli che sono tornati dopo quella parentesi, non aveva assolutamente idea di chi fossero queste persone che venivano indicate nei famosi totoministri. Cioè non c'era una bussola chiara, sapevamo che cosa stavamo lasciando, cioè il berlusconismo, Tremonti e le liti confini e la sinistra, eccetera, eccetera. Non avevamo la più pallida idea di dove saremmo andati, non da lì a un anno, ma da lì a 10 giorni. A quel punto io lavoravo sempre in un giornale piccolo, che aveva dei tempi di chiusura dettati da ragioni puramente economiche molto anticipate, cioè nel senso che dovevi chiudere alle 9. Il nostro obiettivo, secondo la regola d'ingaggio del nostro direttore, che attuale direttore della Corriere del Mezzogiorno, Antonio Polito, era ovviamente che noi dovessimo avere più notizie di quelli che non avevano i giornali generalisti. Perché se io avessi fatto, magari con una punta d'orgoglio, lo stesso pezzo che faceva il Corriere della Sera o Repubblica, sarei stato uno da licenziare, non uno da premiare. Perché ovviamente tra un giornale generalista e uno di nicchia, se hanno le stesse cose, uno si compra il giornale generalista, perché c'ha anche lo sport, perché c'ha l'inserto, perché c'ha le fotografie, tutto quello che volete. E allora io comincio a visto che poi i grandi movimenti avvenivano, come dire, al giornale chiuso, le riunioni notturne, eccetera, cominciai a usare le mie fonti, le fonti, diciamo, un giornalista classico, e quelle che mi stavo costruendo, perché poi uno, come dire, nel momento in cui arrivano i marziani, se sta per soccombere, se ha bisogno di lavorare sui marziani, devi cercare dei marziani che gli raccontino le cose che fanno gli altri marziani. E io quindi molto spesso mi trovavo alle 11 di sera con, diciamo, la fonte buona che magari conosceva, che è additato come possibile ministro, sottosegretario, eccetera, eccetera, mi trovai lì a fare delle anticipazioni rispetto a chi si giocava delle poltrone, tipo il ministro della giustizia, che non erano i nostri personaggi che conoscevamo, c'era Casini o Fini o D'Alema che correvano o che mettevano i propri, c'erano completamente, ragionavamo su uno schema nuovo, era una specie di traversata del deserto. Una volta preso il filo e visto che non entravo in competizione col mio lavoro primario, in maniera completamente gratuita, per come dire, per autopromozione personale, ho cominciato a capire che si poteva raccontare la politica e quello che stava per succedere, il famoso retroscena, però fondato, anche con quel mezzo lì. E quindi la platea di gente che ti seguiva, non appena, come dire, oggi il tema del retroscena è andato molto in crisi, perché vi si scrivono delle cose che poi non si realizzano. La qualità principale di un giornalista, secondo me, è la verifica, diciamo, col tempo di quello che fa. Io scrivo che dopodomani Berlusconi si dimette, bene, lo scrivo e ci metto la faccia. Se si dimette, veramente, io ho fatto un lavoro. Se poi non si dimette, il pezzo comunque scritto là rimane. Però io non ho raccontato la verità. Se io racconto per 100 giorni una cosa completamente sbagliata, è evidente che poi la credibilità di chi ci ha messo la firma là sopra ne risente in maniera negativa. Però è altrettanto vero poi che se tu le cose le imbrocchi, ovviamente la credibilità aumenta, no? E funziona secondo lo schema classico degli esercizi commerciali, che danno della roba da mangiare. Se al ristorante si mangia bene, la gente ci va. Se a quel ristorante comincia a non mangiarsi più bene, la gente non solo non ci va, ma poi è difficile che ci ritorna. Difficilmente poi il cartello appeso sopra nuova gestione ti riporta la vecchia clientela che tu hai perso. Quindi abbiamo un solo gettone, e quel gettone dobbiamo fare in modo che non si perda. Quindi da lì ho cominciato a capire che era possibile un modo alternativo di raccontare quel mondo che cambiava in presa diretta. Però ho la consapevolezza di dirlo perché, come dire, A, perché conosco me stesso, e B, perché io ci applicavo gli stilemi classici del giornalismo tradizionale. Notizia, conferma, controllo, se la notizia è grossa ricontrollo, ricontrollo ancora, una telefonata in più è sempre meglio di una telefonata in meno, fino a confezionare un prodotto che poi se la giocava, ovviamente con la sorta di finale di Champions con se stessa, cioè con l'incrocio o meno con la verità. E lì paradossalmente ho capito che man mano che cresceva questo tipo di attenzione, di audience, che vengono chiamati followers da un lato, quelli che ti seguono dall'altro, che si scatenava un altro meccanismo. Cioè che il modo in cui la politica provava a incidere sul giornalista, anche nella maniera più sana possibile,
cioè dandoti una notizia, eccetera, eccetera, cambiava. L'addetto stampa di X o X stesso non ti telefonava, nella maggior parte dei miei casi, tutte richieste ignorate, andate cadute nel vuoto, per fare in modo che la frase del suo politico uscisse sul giornale e avesse la visibilità che aveva sul giornale. Io mi ricordo perfettamente chi fu la prima persona, il primo addetto stampa, che mi telefonò non per chiedermi mi fai una breve o mi metti sta frase bene, eccetera, ma per chiedermi un retweet. Ho detto, ma in che senso? No, guarda che ha fatto questo tweet, tu che hai un certo seguito sui social network, se potessi retweetarlo. Ho detto, guarda, mi sembra una cosa abbastanza singolare, cioè io sta roba non la condivido, ma quando anche la condividessi non me ne frega niente, che me ne viene di farti bruciare a te? E lui mi rispose, però guarda che molti lo fanno e se ci fai caso, lì mi spiegò un altro grande giallo che io non avevo capito che cosa volesse dire questa frase che ci avevano tutti, cioè guarda no, tu puoi farlo tranquillamente perché lo fanno molti tuoi colleghi e infatti nella spiegazione della loro esserle mettono retweet is not endorsement. E tu guarda, io nella mia spiegazione del profilo c'ho chi sono, da dove vengo, quanti anni ho e la mia foto. Retweet not endorsement non ho bisogno di metterlo, perché se retweet una cosa, diciamo, lascio alla persona, faccio delle cose abbastanza basiche in modo che la persona si regoli da sé. Se retweet la frase di uno del partito del Friuli Venezia Giulia che dice domani mattina lanciamo una bomba atomica sulla Calabria, ovviamente non l'ha indorso, non fosse altro perché sono calabrese, quindi lascio, come dire, faccio le cose molto basiche e quindi oppure retweet è una cosa che penso che sia meritevole di attenzione e non condivisione. In ogni caso, al di là dell'aspetto personale della faccenda, lì ho capito che, come dire, la classe, fra l'altro politica, si stava cominciando ad attrezzare alle frontiere del giornalismo che cambiavano, come dire, forma, ancor prima che il giornalista stesso. Perché questo ragionamento, e lo dico con una punta di autocritica, la pensata non l'avevo fatto io, non l'avevo fatta io, cioè non era a me che era venuto in mente, devo stare attento che oltre che ad essere duro nel non cedere alla lusinga di chi ti dice, ti chiama, metti in pezzo il giornale, da domani qualcuno mi chiamerà per chiedermi il retweet, eccetera. No, l'ho capito da quando me l'hanno chiesto e la richiesta si è poi moltiplicata. Da qui la domanda: è possibile fare dei danni? E qui arriviamo anche all'altra parte, alla parte che riguarda l'etica e la responsabilità di questo dibattito, non secondaria rispetto, secondo me, a tutti gli strumenti. Usando il social network, è possibile farli? È veramente possibile fare dei danni e creare dei danni alle persone? Cioè io adesso non so, avrò 50 e qualcosa mila follower, ho 50.000 persone di base non solo che possono leggere quello che scrivo, ma che possono mandarlo in giro. Posso rovinare una persona. C'è un senso di responsabilità molto molto grave. E c'è anche un caso di scuola, secondo me molto molto triste e tristemente rimasto senza enormi conseguenze. Io ometto per gusto il nome della persona interessata, ma conosciamo tutti che a pochissimi chilometri da qua, 2 anni e mezzo fa, c'è stato un gravissimo caso di cronaca nera che ha riguardato l'uccisione di una ragazzina, in cui un giornalista poco avvezzo dell'utilizzo del mezzo, immagino, o forse scarsamente diciamo consapevole dei danni che poteva creare, ha lanciato via Twitter la notizia che una persona di sesso maschile, con delle indicazioni e anche con la definizione delle iniziali del nome e del cognome della persona indagata, era stata tradotta in caserma per un interrogatorio. Praticamente si è arrivati a un passo dal linciaggio di questo essere umano. Esatto.
formato cartaceo c'era scritto il mostro. E sul formato cartaceo, però il danno, esatto, ecco, questa è una parte, questa è una parte che avevo dimenticato. No, no, perché poi sono due giornalisti diversi, per quello che dico io non lavora per la carta stampata ma lavora per la televisione. Però lì si è creato, secondo me, un danno di una brutalità infinita rispetto a chi ne è stato vittima, ma anche un danno alla categoria. Cioè, quindi praticamente i media tradizionali e la stampa tradizionale, di cui la persona di cui stiamo parlando è un esponente, fra l'altro anche giustamente considerato autorevole, perché autorevole lo era, ha sparato praticamente con sta cosa di Twitter, ha fatto praticamente un danno clamoroso. Che tipo di riflessione ci porta questo ragionamento? A, che il giochino è pericoloso. B, che se il giochino è pericoloso serve la patente, il porto d'armi. Io adesso non sono qui a dire, perché non lo penso, che praticamente l'esame da giornalista, il tesserino da giornalista siano quel porto d'armi, perché se dobbiamo dircela con franchezza, non ci sente nessuno, siamo in streaming, beh, diciamo lo stesso, non lo sono. Cioè, non esistono carte, codici, accordi, protocolli d'intesa tali per cui tu sei immune dal combinare una scemenza di queste proporzioni. E secondo me non esistono neanche le leggi aggiuntive che possano, come dire, fermare o boicottare o mettere il bavaglio, perché molto spesso il tema è che il tema della, come dire, della tutela delle persone di cui si scrive, soprattutto nei casi che riguardano la giustizia o le cronache giudiziarie, cioè è stato affrontato in maniera maldestra dalla politica e mai definitiva, quando si è detto mettiamo il bavaglio alle intercettazioni, e allora trovavi sempre il furbacchione che ti metteva l'emendamento che voleva bloccare le intercettazioni vere, non la scrittura delle intercettazioni, non la trascrizione delle intercettazioni. Cioè, questo non funziona, e il fatto che si sia provata a mettere la museruola al giornalismo è stato anche il motivo per cui poi dentro, nella classe giornalistica, a qualcuno gli è partita la frizione, creando dei danni di questo tipo. Quindi la frontiera qual è? Io, questa è una risposta che io al momento non so dare. Non so se servono gli stati generali del giornalismo. Penso soltanto che l'ingresso sulla scena di nuovi mezzi e di mezzi che portano, diciamo, perché il tema non è che tu porti in giro 140 caratteri o quelli lo stato Facebook, no. Il tema è che quello lì è un viatico in cui tu ci puoi mettere con un link i fratelli Karamazov, che sono, diciamo, mi sembra che siano un pochino più lunghi di 140 caratteri. Perché tu quello lì è come se fosse, come dire, come se ci fosse un super treno ad alta velocità che trasporta le merci in maniera più diretta, più rapida e immediata rispetto a quanto lo faceva un vagone piombato che doveva farsi il giro delle Alpi. Più velocità vuol dire più pericolo, non solo per quanto riguarda il codice della strada. Più velocità vuol dire più pericolo, perché tu nel momento in cui premi, come dire, una rivoltella e premi il tasto invio sul tweet una notizia, hai commisurato al tuo consenso, al tuo bacino d'utenza, la possibilità di rovinare una persona. E rovinare una persona, secondo me, non è una cosa che si addice a chi fa un lavoro come questo. Ricerca delle informazioni. Io non torno sulla cosa che ho detto sull'alluvione di Genova e tutto quello che abbiamo parlato all'inizio. Però non è un difetto del giornalismo moderno o un figlio, come dire, della crisi economica che impedisce ai giornali o alle televisioni, eccetera, eccetera, di avere le risorse per andare sul territorio e raccontare i fatti in presa diretta come si raccontava una volta. A me mi è sempre stato raccontato un aneddoto, secondo me molto gustoso, avvenuto nell'89 nella redazione di Repubblica.
praticamente sì, durante la famosa riunione di redazione, che all'epoca veniva considerata, anche adesso lo è, veniva considerato, come dire, un momento magico del giornalismo italiano, la riunione condotta da Scalfari, mi è stato raccontato che una volta, diciamo, avevano la CNN accesa e da Praga praticamente un militante anti-patto di Varsavia, anticomunista, nel momento in cui stavano venendo giù i regimi del patto di Varsavia, praticamente si stava dando fuoco, emulando, diciamo, il noto Jan Palach di 20 anni prima, di fronte alle telecamere CNN. Allora stringono, la CNN stringe l'inquadratura e praticamente Scalfari, i capi del desk, hanno praticamente una specie di visione, dice: caspita, ma qua chiamiamo, avevano un corrispondente loro, perché all'epoca i giornali avevano un corrispondente in ogni angolo del mondo, chiamiamo il nostro XY che sta sul posto, mandiamolo immediatamente a raccontare quello che la CNN sta trasmettendo, cioè questo che si sta dando fuoco davanti. Si allarga la inquadratura della telecamera e con sommo stupore e somma gioia del gruppo dirigente del giornale scoprono che in realtà questa protesta clamorosissima di questo che si sta dando fuoco sta andando in scena proprio davanti alla porta dell'albergo dove risiedeva il noto inviato. E a quel punto si scatena la bagarre, sarà già lì. Sarà là a fianco, sarà raccogliendo, come dire, le informazioni. Avremo uno dei pezzi migliori d'Italia, perché abbiamo avuto il grandissimo colpo di fortuna di avere l'inviato che stava praticamente là. Gli hanno telefonato. Praticamente questo risponde alla stanza: pronto. Ma che sta succedendo? Gli fa. E poi che sta succedendo? Qua niente. Gli fa: affacciati alla finestra, perché tutto il mondo tramite la CNN sta vedendo quello che sta succedendo praticamente sotto il tuo naso, mentre tu sei impegnato forse tra room service e televisioni satellitari di altro tipo. Quindi questo vuol dire che molto spesso, non voglio fare la soluzione del giornalismo moderno rispetto a quello antico, però molto spesso c'è anche la differenza tra il buon giornalismo e il cattivo giornalismo. Questa persona in questione poi ha avuto un'altra vita fuori dal giornalismo, ha avuto una vita politica, diciamo, è stato anche parlamentare fino a tempi recenti. Quindi molto spesso, come dire, stare sul posto, anche a un passo da dove stanno succedendo i fatti, può essere, è condizione necessaria, ma non, ancorché non sufficiente per fare, come dire, un articolo come si deve. Scusate, io ho preso una serie di appunti, mi servirebbe il tool per riordinare cose, perché avevo scritto due cose in una parte dei fogli dove però mi trovo gli appunti del pezzo che ho scritto ieri, quindi a un certo punto è apparso Orfini, però evidentemente non penso che abbia nulla a che fare con la nostra discussione di oggi. Vogliamo chiedere se qualcuno vuole fare domande? Le ragazze lì in ultima fila? No, te. Commenti favorevoli, spero. Siamo favorevoli rispetto a quello che dice di te, ovviamente. Altri? Maria, puoi ripetere? No, non ho capito cosa ha chiesto. Cosa ha chiesto? Ha fermato una posizione. Qualcun altro, ma anche semplici spunti possiamo raccogliere, non per forza domande, anche perché ecco. Ti vuoi avvicinare? Sì, a fermi qua, perché non abbiamo gelato, non so se attenzione. No, non credo. Vai. Sì. In realtà volevo sapere. Come ti chiami? Paolo Merenda. Okay. Basava anche il nostro nome di partenza. In realtà volevo sapere. E proprio attraverso Twitter, no? Le persone sul luogo, che Twitter, Facebook, che possono dare delle informazioni in presa diretta, ovvero i tweet della lezione precedente,
stanno portando via le persone, possono anche veicolare i giornalisti nel luogo giusto, possono quindi anche aiutare il giornalismo, quindi dare un supporto positivo, come dire. Ottima domanda. Altri, ne raccogliamo due o tre? Alla Renzi. Bravo. Una specializzazione. Esatto. Qualcun altro spunti tipo questo è molto interessante, fra l'altro. Vieni. Sì. Sì. Vai, come ti chiami? No, io sono un'osservazione. Vai. Per quanto riguarda insomma l'utilizzo dei social network come strumento per i giornalisti. Dicevamo un'utilità, io non vivo, cioè non faccio la professione qui in Puglia, però ho notato adesso, perché ho fatto un colloquio su un quotidiano locale, ho notato per esempio che c'è poco utilizzo dei social network da parte delle redazioni locali. Dicevi che forse non sentono. Dicevo che c'è poco utilizzo dei social network da parte delle redazioni locali qui, ed è anche un qualcuno forse. Le testate che sono nate come testate online funzionano bene, però il cartaceo va, non mi sembra che vada benissimo, insomma. E allora la domanda è, cioè la mia osservazione è questa: Twitter e Facebook diventino uno strumento di analisi per noi giornalisti prima di tutto, e anche di rilancio della stampa. Ecco, scusate, ma ogni tanto non riesco a respirare benissimo. Grazie. Grazie Laura. Un altro? Qualcun altro? Anche osservazioni tipo queste, sono tutte fra l'altro molto più interessanti delle cose che sono state dette finora, almeno nella seconda parte. Partiamo con queste due e poi magari facciamo le domande sulle domande. No, alla domanda di Paolo, sì, fondamentale secondo me. Io non penso che il lavoro del giornalista possa assolutamente, nella maniera più assoluta, neanche lontanamente sostituirsi a quello di un pubblico ministero, però il cittadino in questi casi ha più o meno la stessa funzione, cioè quello di testimoniare, cioè una testimonianza oculare, rispetto a un fatto che sta per succedere è sicuramente una cosa fondamentale. Il problema qual è? Il problema è sempre lo stesso, è la selezione della fonte. Ed è un affare, è una questione molto, molto, molto complicata. Uno, di primo acchitto, come si può regolare? E molto spesso non ci azzecca, per l'esempio che ho fatto prima del giornalista di cui prima, e sbaglia. Cioè, a me mi segnala, facciamo un esempio standard. Io sto a Lecce, no? Lavoro all'Eco di Lecce, spero che non esista questa testata, così no? Perfetto. Lavoro all'Eco di Lecce, mi scrive uno un messaggio diretto, tipo un messaggio chiocciolato, là, mi scrive una cosa pubblica e mi dice: guarda che stanno rapinando, sono dentro la banca San Paolo e stanno facendo una rapina, io sono qua. C'è lo stesso tipo, diciamo, un'informazione uguale e contraria ti arriva da un altro. Facciamo finta, ed è un caso puramente di scuola, quindi è impossibile, perché fra l'altro non ha grandissimo senso logico, che tu dovessi scegliere tra le due fonti, nell'impossibilità di fidarti dell'uno o dell'altro. Tu dici: volgarmente, mandiamo due persone sullo stesso sul servizio e qualcosa tiriamo fuori e la risolvi. Ma in termini assoluti e generali, come fai a certificare, come dire, la veridicità? L'attendibilità, esatto, non mi veniva parola, grazie. L'attendibilità di una o due fonti. Uno è andato a dire: ma quello lì c'ha 6 milioni di follower e lo segue l'account di servizio pubblico. Dici, per dire. Un altro è uno con due follower, boh. Se questo è un mezzo, secondo me, e sono tutti mezzi inesatti. Il secondo è vedere quello che ha fatto in precedenza. Se l'utente numero uno, 4 giorni prima, aveva segnalato una rapina al credito cooperativo di Gallipoli, dici: ma allora questo qua, allora è il rapinatore. E non c'erano state rapine, o il rapinatore avevi fatto lo scoop della settimana, o non valeva. Però il lavoro giornalistico basilare, quando si intende una fonte, e mi riferisco, diciamo, a vari ambiti a vari ambiti di questo mestiere, persino quello sportivo,
dove si racconta una quantità industriale di sciocchezze non verificate e non verificabili. Bastate vedere quello che succede col calciomercato, dove praticamente un giocatore X sta un passo dall'Inter, un passo dal Real Madrid, un passo dal Dinamo Zagabria, e poi va a giocare alla Battipagliese, non sa perché, ha un valore di mercato ovviamente aumentato. Quindi anche questo, la fonte è, secondo me si deve creare, come avrete visto senz'altro, o se non avrete visto, non avete visto, ve lo consiglio, il film che racconta di come il Washington Post ha stanato il caso Watergate, costretto Nixon a dimissioni, racconta che praticamente su una fonte anche conosciuta al momento deve avere delle prove di affidabilità. Un po' come succede, come si vede, succede nei film e tristemente anche nella realtà, quando c'è un caso di sequestro di persone ci sono degli intermediari, devi valutarne l'affidabilità. E soprattutto non fidarti mai fino a che tu non hai la certezza che possa muoversi. Però, tornando alla domanda di Paolo, senz'altro sì, meglio non dar conto di una voce, meglio nessuna voce pubblicata che una voce, come dire, falsa. Per lo stesso principio inglese, meglio un serial killer a piede libero che un innocente in galera, che io, diciamo, sottoscrivo e faccio mia. Però diversa cosa è avere una pluralità di voci, anche minima, a disposizione, perché molto spesso quelli possono esserti utili, anche perché disinteressati, e il disinteresse è una questione fondamentale, secondo me, rispetto al fatto in sé per sé. Lascia stare che poi la fonte molto spesso ha da guadagnare in altro modo, come si vede appunto nel film sul Watergate. E anche perché, parlo di piccolissimi casi ovviamente, nella mia carriera professionale ho capito che qualche notizia bella, qualche scoppetto carino, un documento eccetera eccetera, più che un portavoce te lo dà, a me è capitato più volte, la segretaria che passava davanti alla fotocopiatrice che ti ha fatto un regalo, capito? Quindi non mai trascurare le fonti, e soprattutto, come dire, dargli una gerarchia che parte per forza però dall'esperienza e da quanto tu la consideri affidabile. Alla domanda di Laura invece, che riguarda lo scarso utilizzo dei social network applicato in particolar modo alla stampa locale, però la domanda è molto, molto interessante, secondo me meriterebbe quasi una sessione a parte. Però c'è da dire che è vero quello che tu dici, però è anche verissimo che la stampa locale, per quanto anch'essa vittima di una crisi del comparto che secondo molti è irreversibile, gode di buona salute rispetto ai grandi giornali nazionali. Basta fare un esempio standard, io ti faccio un esempio molto, molto facile. Al mio paese d'origine, tre settimane fa, c'è stata una retatona di arresti. Ovviamente a me subito mi interessavano nomi, cognomi e soprattutto le fotografie, per vedere se lo conoscevi, se è un omonimo, eccetera, eccetera. Una mattina... No, ragazzi, una mattina intera, mi ha mandato un messaggio, mi ha chiamato, stamattina, si lavaro. E allora io da immediatamente sono impazzito, Google, siti, blog, locali, eccetera, eccetera. Mo troverò lo Zoe Barnes, non so chi ha visto House of Cards, che è la giornalista che fa gli scoop, eccetera. Zoe Barnes della Locride, che avrà sicuramente postato in anteprima tutti. Non c'è stato santo. La mattina dopo, i nomi ovviamente sì, brandelli di ordinanza che però riprendevano l'ANSA senz'altro pure, ma la mattina dopo mi sono dovuto andare a Via Veneto e comprare la Gazzetta del Sud. Quindi probabilmente anche una scelta di carattere strategico preservare, perché il problema della crisi dei giornali, oltre che la crisi delle aziende che fanno monopubblicità, e la crisi delle persone che non hanno tutti questi euro e 50 a disposizione da spendere, è che praticamente sono entrati in concorrenza la rete. Ma laddove tu stai in una nicchia che la rete non riesce a farti concorrenza, la preservi,
giusto o sbagliato che sia, magari anche sbagliato, magari con una campagna social, la Gazzetta del Sud piuttosto che un altro giornale, parlo del caso calabrese che conosco, calabrese siciliano che conosco meglio, si garantisce, oltre a quella fascia di lettori che non l'abbandonano ma che sono destinati a diminuire per una questione puramente demografica, perché muoiono, si garantisce dei lettori di domani su altre formule. Non so la risposta, penso che però la scelta di usare pochissimo i social network sia una scelta strategica per conservare il prodotto. D'altronde è una scelta strategica che hanno fatto, si è rivelata probabilmente miope, anche grandissimi settimanali o testate che godevano di salute fino a 2 anni fa. Io ho scritto, ho collaborato, perché avevo un lavoro, quando lavoravo a Riformista, collaboravo con Vanity Fair. Era una cosa divertentissima perché ti consentiva di fare delle cose molto fiche e belle. Dovevo ritrovare un pezzo che avevo scritto per Vanity Fair in copertina, un pezzo che è finito in copertina su internet, non c'era nessunissima traccia, eppure il pezzo aveva fatto molto discutere, l'intervista in questione. Segno che probabilmente quel settimanale, che dal punto di vista della carta vendeva tantissimo, era grande così 2 anni fa Vanity Fair. Il 60% era pubblicità strapagata, e vi garantisco che non era l'età del loro giornalismo, ma che pagavano ma benissimo, bene, roba da diventarci ricchi. Entrati in crisi quel modello, però quel modello era un modello che metteva il dazio praticamente virtuale, cioè proteggeva la sua merce da internet. Morale della favola, io non riuscivo a trovare sulla rete un'intervista di cui si era discusso, nei limiti di una cosa che posso fare io, e si era discusso abbastanza, non c'era traccia sulla rete se non dei brandelli, eccetera. Cioè l'intervista integrale no, ce l'avevo, dovevo averla sul cartaceo. Quindi molto spesso la scelta di affidarsi meno alla rete è una scelta, come dire, l'ultimo dazio doganale che tu provi a mettere rispetto alla merce più grossa. Poi ovviamente il morale della favola, e poi la Cina in qualche modo te frega. Altri spunti? Vieni. Madonna, devo venire per forza. Sì. Allora vai a parlare là. Allora, io mi vorrei collegare appunto. Ti chiami come? Bianca. A quello che diceva Laura. Allora, c'è questa reticenza nell'uso dei social network da parte di settimanali o riviste, comunque da parte di gruppi. Ma invece quando prendiamo in considerazione il singolo, in particolare appunto gli operatori del mondo della comunicazione, in particolare mi riferisco ai giovani, perché passi che comunque una persona di una certa età magari non ha una tale dimestichezza con la tecnologia, quindi ne fa un uso, diciamo, relativamente basso. Ma un giovane perché eticamente a volte decide di non usare il social network? E non parlo di possedere un account Twitter e magari in particolare Twitter. Perché magari uno decide di farne un uso, nel senso, possiede l'account, ci posta le stesse cose di Facebook e non lo usa invece attivamente come va usato? Cioè perché c'è ancora questa reticenza? Mm. Altri? Posso aggiungere? Certo. Io sono Giorgio Ragazzi, mi riferisco in quanto riguarda la questione di informazione locale, quindi non sono pienamente d'accordo con quanto dici tu. Sì. E ti faccio riferimento ad alcuni episodi che racconta la mia abbastanza prossima vita. Per esempio, ci sono stati alcuni incidenti, alcune situazioni dove tanti colleghi hanno raccolto, non dico notizie, ma soprattutto le fotografie dalla pagina Facebook della vittima. Per assurdo, ci sono trovati un attimo dopo con in prima pagina la fotografia della vittima, magari l'ultimo giorno del suo ultimo compleanno, col bicchiere del spumante in mano, che stava festeggiando. Cioè, questo, oltre da un punto di vista, oltre che avere una conferenza possibile dal punto di vista deontologico, credo che sia una scorrettezza anche per quella che può essere la pietà umana nei confronti della vittima e nei confronti dei parenti. Quindi, voglio dire, non solo l'aspetto della polarizzazione, ma addirittura lo sfruttamento di uno strumento che ti offre questa possibilità, che tra poi finisce in mano a gente senza scrupoli, e altro che commosso, che dicevamo. No, io sarebbe da fare una standing ovation su quest'ultimo intervento, perché è uno di quegli aspetti che secondo me meritava di essere
uno degli aspetti più importanti che forse meritava di stare nella discussione e che io ho tralasciato. È una questione fondamentale questa qua. No, la mia risposta si aveva sull'uso, sulla presenza nei social network, non sul fatto che i social network sia la grande dispensa. Sì. Assolutamente. Non ho io qui per parlare della presenza. Molti amici hanno presenza voi. Molti amici molti amici che commentano la solidarietà, per quello che faccio l'esempio, allora un giornalista può accedere a quelle notizie che magari le trova lì sul monitor e le raccoglie senza neanche modificare la qualità, comunque è fatto parte delle amicizie, quello che è nel senso della storia, che non è un po' una fesseria, ma una cosa reale. Quindi questa è la situazione. Però poi c'è una competenza rispetto all'uso, soprattutto all'abuso di queste immagini o notizie. Per esempio, la questione che tu raccontavi prima, no? La lingua del genere. Chi mi dice a me che un hashtag di quel tipo può esserci qualche burlone che dice è successo questo, è caduto un muro, è morto un bambino, io magari dall'altra parte, seguendo, ho preso 30.000 follower che arrivano, quindi è anche difficile fare questo mestiere, poter selezionare singolarmente, andare a verificare singolarmente queste cose. Ho tutto questo poi che volevo dire, intanto, la professore considera anche un altro aspetto, che la veridicità è la della fonte. Diventa autoreferenziale, perché se io comincio a vedere che sui siti online, su internet, su quello, su quell'altro, mi vengono pubblicate, soprattutto le difficoltate, le cosiddette bufale, io alla fine fino che posso rischiare di dire anche quell'errore e dare una notizia ai miei lettori, magari che non so se sono un quotidiano o al momento stesso sono una interpreta televisiva, di una notizia più forte. Giusto. Allora, rispondo prima a Bianca. Sì, hai perfettamente ragione, cioè ognuno è libero di... Cioè, non c'è, secondo me, un corretto o meno corretto utilizzo dell'interazione tra le due piattaforme che sono diverse o una scelta etica nel non starci o nell'usare uno come strumento passivo d'un altro che è attivo. Io so... mi rifaccio l'esperienza personale che nel momento in cui ho raccontato che ho aperto l'account Twitter, la persona che mi ha aiutato ad aprirlo proprio lì da me, che mi serviva in quell'istante, mi ha detto ma senti, qua c'è l'opzione pubblica anche su Facebook, e lo fa, sì, e tu metti tanto, per il principio della vecchia pubblicità del Maxi Bond, tu is meglio che one, alla fine danno non faceva, no? E invece in questo caso tu non è is meglio che one, is peggio, perché praticamente hanno due codici completamente diversi. È come se io decidessi di fare una definizione per il vocabolario spagnolo e poi metto quella portoghese. Un po' si somiglia, ma sono due lingue completamente diverse e ricadi nell'errore. Secondo me no, è sbagliato farlo. Chi lo fa forse lo fa in una maniera poco professionale, poco approfondita, molto leggera e molto da uso normale. Perché Twitter è effettivamente una roba seria, Facebook è una roba di cazzeggio in cui tu puoi praticamente sfruttare il consenso che ti sei fatto dal cazzeggio dicendo una cosa seria, tipo io per esempio ciclicamente quando si solleva il tema, anche se non mi viene richiesto, me ne frego completamente, dico che sono a favore dei matrimoni gay. Perché lo dico? Perché sono a favore dei matrimoni gay, fine, è quello che penso ed è un messaggio che va bene per lui, è un messaggio che va bene per l'uno e per l'altro status. Gli auguri, la postata della canzone su YouTube il giorno che fa il compleanno mia mamma, che gli dedichi magari, che so, Happy Birthday con Marilyn che la cantava, John Kennedy, magari è una cosa che non serve per i due mezzi. Comunque l'osservazione è molto giusta, c'è chi lo fa, c'è chi ne fa un uso, secondo me, molto superficiale, anche perché non ha interesse magari a farlo. Cioè se tu uno fa, non lo so, cioè uno è liberissimo di non usarli, perché magari non gliene frega. Poi, fra l'altro, Twitter ha una grande utilità passiva. Cioè c'è gente che non ci scrive niente, ma che lo usa per controllare.
E poi ovviamente in tutti questi, in tutte queste, ovviamente nella forza che ciascuno opinionista, giornalista, quello che vi pare, ha rispetto ai nuovi strumenti di comunicazione, non trascuriamo la potenza dei vecchi. Cioè, a me, per esempio, molti followers su Twitter, per esempio, mi derivano lo strumento più antico del cucco, cioè la televisione. Da quando vai in televisione dici delle cose che possono essere condivisibili, non condivisibili o quantomeno interessanti, la gente ti viene a conoscere, usa dopo. Quindi siamo in un altro paradosso di questa storia, in cui tu praticamente allarghi la tua sfera di audience nella nuova frontiera e lo fai grazie alla più vecchia. L'osservazione sui... Ma si è scaricato? Questo è il tempo massimo di un consigliere comunale. La seduta a fiume, praticamente. Esatto, è partita. C'è la Boldrina nascosta da qualche parte. No, se no chiudiamo. No, sto richiedendo la parola ma non mi è stata data. Allora, è chiudo. Sull'intervento che è stato fatto invece rispetto alla all'utilizzo sciacallesco dei social network, soprattutto per quanto riguarda il reperimento delle foto, tema meritevole di grandissima attenzione. Anche qui rimando ai principi di buona creanza, buon senso e di pietas, mi sa che veniva detto prima, rispetto a chi soffre e a chi se magari non c'è più. E il sentimento che deve essere di non solo del giornalista ma anche di chi guida un giornale, perché un giornalista magari certe cose le fa su un input barricadero del direttore, eccetera, direbbe un bagno di un po' di sana coscienza collettiva anche su questo. Ma secondo me sono maturi i temi per cui si debba creare una specie di super passaporto biologico anche su questo. No, cioè, scusami, però perdonami se ti interrompo, cioè, però il problema è anche un altro. Perché quando una seduta di autocoscienza collettiva proprio della categoria che riguarda anche i genitori. Però concludo dicendo che secondo me non siamo lontani dal poter stabilire un qualcosa che assomigli a un passaporto biologico anche per l'utilizzo delle nostre informazioni che riguardano una parte della nostra vita sempre più consistente che si svolge in questo universo parallelo che sono i social network. Eccoci. Utilizzo quest'ultimo secondo di parola del microfono per ringraziarvi veramente tutti per il dibattito, per ringraziare ancora Lucio e spero di rivedervi presto. Grazie.